Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non Antichimille ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi, le conseguenze, gli autori e Antichimille non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Etichmila, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti del cliente al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmil UK LTD e Tikmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Ok, come ho detto prima della registrazione, questo è l'ultimo webinar della lunghissima ma davvero interessante serie di webinar. Ne abbiamo fatti, credo, più di 40. Io l'ho denominato una vera e propria enciclopedia del trading. È disponibile sul canale YouTube di Tikmil Playlist Italia e potete vederla lì, ci sono tutte le registrazioni. Allora, prima di entrare nel vivo, come sapete, il venerdì c'è una brevissima presentazione del broker, così ne approfitto sia per presentare il broker, per dare comunque spazio a chi sta entrando adesso in chat. Allora, Tikmil è un broker non dealing desk, significa che tutte le operazioni che i clienti inviano dalla propria piattaforma MT4 vengono girate ai liquidity provider. La regolamentazione dell'FCA UK, quindi fondi segregati separati dalla società, è assicurata fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse nel mercato. Non ci sono costi né sui depositi e né sui prelievi. Potete utilizzare qualsiasi strategia ritenete opportuna. Questa è la mappa dei nostri server, quello principale di Londra con North Virginia e Tokyo e gli altri di backup. Potete controllare in qualsiasi momento le posizioni, gli spread, le commissioni. Ho detto posizioni perché Alessandro ha scritto un commento che poi lo leggo. Dicevo, potete controllare invece gli spread, le commissioni sul sito di MyFXBook in qualsiasi momento, un sito esterno, per vedere che le commissioni di spread sono tra le più basse rispetto agli altri competitor. Grazie a queste caratteristiche, Tikmil è stata premiata per 2 anni di fila come miglior broker per esecuzioni ordini. Allora, Alessandra, inizia con un commento un attimo sul broker e poi ti passo la parola, Tony. Parliamo degli insider dei broker, posizioni dei clienti clonate. È più difficile trovare un broker affidabile che fare trading. Agli Alessandra, cosa è successo? Con Tikmil questi problemi non ne hai. Io so che non sei una nostra cliente, però se hai avuto dei problemi ci sono gli enti regolatori predisposti su cui puoi fare dei reclami, inviarli, e quindi c'è un modulo che poi va compilato sui vari enti regolatori, ad esempio dell'FCA. Però devi tener conto che ci sono purtroppo dei broker che sul mercato, soprattutto magari su regolamentazioni strane, possono fare comunque delle cose che non funzionano. In realtà, però, le cose sono un po' cambiate con ESMA, perché i broker adesso i controlli sono molto più rigidi, ma se vai fuori ESMA, possono capitare queste situazioni. Va bene, io non voglio togliere altro spazio, Tony, perché è l'ultimo webinar. Poi, se hai bisogno comunque di informazioni più dettagliate, scrivimi via email a giuseppe@tikmil.co.uk e ti do tutte le informazioni del caso. Ciao, Tony, e buon pomeriggio. Purtroppo questo giorno è arrivato, fine della lunghissima serie webinar. Magari ne faremo sicuramente altri in futuro, però sta di fatto che questo è l'ultimo e vediamo, ci troviamo con diciamo un indice americano sempre bello tirato che punta un po' ai massimi. Oggi poi
ci sono stati non farm payrolls, un dato sicuramente allarmante, ma siamo in piena pandemia, ma è uscito migliore delle attese, quindi magari iniziamo facendo un commento su questo dato. Benissimo, buongiorno a tutti. 48esimo webinar, sono 24 più 24, è facile da sapere, e sono 48, di cui 47 registrati. Una volta colpevolmente il terzo webinar, o il secondo, Giuseppe si è scordato di Hai una registrare. memoria di ferro. Sì. Ma io penso solo a queste cose, non è che sia partire a memoria, perché questa è la mia passione, e abbiamo 47 webinar, e quindi eccetera. Sì, no farm payroll, ex dato, nel senso, lo chiamo un ex dato, nel senso che più che altro è un dato generatore di aspettative. Oddio, domani serve un po' ai commentatori a dire ci sarà il no farm payroll il primo venerdì del mese, ma da qualche tempo, diciamo da quando esistono i QI così in maniera aggressiva, non sono più quei bei dati market mover di una volta, assolutamente. Io mi ricordo 2003, 2004, 2008, diciamo fino al 2000. 13-2014, che non fai parole, era un dato dove effettivamente alle 2:30 eravamo tutti lì e dove c'erano delle esplosioni di volatilità, e al momento dei dati si vedevano delle cose, specialmente sulle obbligazioni. Mi riferisco al Bund e magari al BTP o al Bond americano, ma anche sugli indici molto molto importanti, con dei ritracciamenti e dei cambi di volatilità molto importanti. Effettivamente noi sappiamo come anche i QI abbiano appiattito un po' l'importanza di questi dati, perché effettivamente se negli ultimi anni la disoccupazione cresceva, era un buon motivo per le varie banche centrali di continuare col QI o addirittura di farne uno nuovo se non ci fosse stato, e se invece le cose andavano bene, era un buon motivo per le borse per continuare a salire. Per cui sostanzialmente sul dato, qualsiasi cosa succedesse, il tema continuava, a quello che c'era. Insomma, non sono mai esistiti dati negli ultimi anni particolarmente clamorosi. Tant'è vero che anche l'ultimo dato di un mese fa fu disastroso, ben peggio a quello che si aspettava di un bel po', insomma, una cosa del genere, e non è successo niente. Oggi ci hanno preso di più gli esperti, perché vedevano 20 milioni circa di posti di lavoro in meno, 19, qualche cosa, e invece sono 20 e mezzo, 20 milioni e mezzo di perdite di posti di lavoro, e il tasso di disoccupazione, mi sembra, l'ho guardato velocemente a memoria, ma quando uno poi dice in memoria, ecco che sbaglio, comunque mi sembrava il 14,6 contro un 16 scarsotto previsto dagli analisti, quindi un dato leggermente migliore delle peggiori aspettative, perché qua abbiamo una disoccupazione in America, ve la ricordate, gli americani erano 3,4, 3,5, per cui una disoccupazione clamorosamente bassa sotto il tasso fisiologico, che quando studiavo io era del 5% e poi è stato ridotto al 4%, il tasso fisiologico era 3,5, per cui praticamente piena occupazione, siamo a quasi un 15%, e 20 milioni invece di posti di lavoro in meno è tantissimo, è tantissimo. 20 milioni e mezzo sono tantissimo, perché sappiamo, gli americani sono 300 milioni, però ci sono i pensionati, i vecchi, i disabili, i bambini, i ragazzini, gli studenti, gli universitari. Insomma, la popolazione potenzialmente lavorativa, secondo me, a occhio è sotto i 200 milioni, e quindi togliere oltre un 10% di popolazione attiva che lavora, invece adesso è in stato di disoccupazione col sussidio, è una cosa clamorosa, però evidentemente non è che l'abbiamo scoperto oggi, gli analisti avevano previsto questo dato qui. È molto importante verificare
prima dell'uscita di un dato quali siano le aspettative per evitare di incorrere a degli errori, a delle banalità, il dato sarà brutto, allora shorto prima, il dato ma come mai sale, che il dato è brutto, tutte queste cose qui ormai in queste 47-48 lezioni le abbiamo imparate, ma sono cose che conoscete indipendentemente da Tony o no, perché ovviamente chi opera sulla propria pelle impara quanto le cose semplici purtroppo non esistano e gli sacchi siano sempre dietro l'angolo. Quindi uscita del dato, fisiologico rialzo perché il dato era un pelo meglio di quello che poteva essere, però poi siccome il dato è un pelo meglio ti devono fregare, allora sul rialzo poi riscende e diciamo che c'è stato anche un azzeramento quasi dei guadagni con l'indice Standard & Poor's che è sceso sotto i 2.900 punti, è arrivato a 2.8, andiamo a vedere 2.8, addirittura 2.895, lo stesso Nasdaq 100 è arrivato quasi ai minimi della di stanotte, toccando i 9.120 punti, adesso è in un limbo leggermente riflessivo, ma sempre ampiamente superiore ai prezzi di ieri, di quasi 1% lo Standard & Poor's e di 0,5%. Oggi faccio lo stile telecronaca perché il mio sogno, tanto oggi, il mio sogno è fare il cronista finanziario. Io avevo questa idea qua. Io vorrei fare 2 mesi perché poi si stanca proprio tipo tutto il calcio minuto per minuto e io faccio la telecronaca dei mercati finanziari con col FTSE MIB, con i titoli, col DAX, col Bund, con l'oro, col petrolio. Attenzione, 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 ecco il petrolio che scende dove? Cioè, sarebbe il mio sogno. Prima di morire, spero di averne l'occasione, magari in due, con uno capace, e fare le telecroniche sui mercati che uno magari mentre lavora, se può farlo, mentre è in Un macchina. divisorio magari sarebbe. Ecco, io e Giuseppe faremmo. Giuseppe, ho finito. Tra l'altro, oggi mi hanno chiamato che avevano bisogno. Ho finito con le fonti. Ho fatto 3,20 che Giuseppe Di Vittorio mi ha fatto 12.000 domande che mi lapideranno sull'Europa, i sovranisti, non sovranisti, e tutte queste robe. Insomma, lui si diverte, mi provoca. E io e Giuseppe andremo benissimo. Esatto, lui che mi provoca, io che faccio la telecronaca così. È il nostro sogno, immagino. Che tante persone appassionate ai mercati, di avere una radio che ti fa 6 ore di mercati sarebbe stupendo. Lo farei anche per passione, ovviamente, per passione. Per cui, ecco. Allora, e quindi abbiamo questa situazione. La mia situazione, diciamo, è la solita. Purtroppo ho avuto gioie e dolori, nel senso che mentre lunedì scorso ero gonfio con un pavone perché avevamo il listino a 2,8 e quindi avevo recuperato parecchio, anzi era un buon guadagno rispetto a così, oggi ce lo ritroviamo di nuovo a 2,9,10 e io sono stato sostanzialmente fermo e quindi mi ritrovo di nuovo insaccato e con queste situazioni che cominciano a staccarti. Di Standard & Poor's, poi c'ho sempre il solito Nasdaq, un pochettino in sofferenza. Allora sapete, dopo alcune settimane, questa è la quarta settimana di seguito di trading range per quello che riguarda lo Standard & Poor's, un po' più aggressivo, un po' più potente invece il Nasdaq che è andato a rivedere addirittura nuovi massimi relativi a 9.238 stamattina appena svegli. Lo Standard & Poor's in effetti aveva fatto 2,965 giovedì scorso, no? Cioè non ieri, 8 giorni fa, per cui non ha rivisto i massimi, ma insomma ci va molto vicino perché siamo sopra i 2,9. Il DAX da europeo, non avendo gli americani col panino, secondo me, insomma gli europei a giocare sono un po' più tranquilli e quindi si esaltano il giusto, rimangono sempre a un prezzo per me molto più corretto che sono gli 11.000 e i 10.800 punti, insomma, se non sbaglio, no? Sì, 10.900 adesso aumentato 19.08 e quindi insomma che guadagnano un po' di progresso. L'Italia, facciamo fatica un po' a commentarla, sì, per carità, 17.300, ma 17.300 sostanzialmente è un valore che aveva già raggiunto, guarda, io vado a memoria, aveva raggiunto praticamente il giorno dopo, 2 giorni dopo, meno 17, quando arrivò vicino a 14.000, l'Italia fece un rialzo, arrivò a 17.2, 17.3 in quel periodo lì. Poi
rimane in Trading Range abbastanza sconsolata, zavorrata ovviamente dai bancari che, insomma, quando vediamo una Banca Intesa ferma 1,40, un UniCredit ferma addirittura non riesce a uscire fuori 6,60. La sfiga che c'è l'Eni, che è un altro titolo molto importante, ma col petrolio è stato affossato pure l'Eni. L'Enel fa quello che può, fa quello che può. L'Enel è un ottimo utilities, però era un prezzo l'anno scorso, è già super, meglio dell'anno scorso. L'Enel viene da 5 euro, 5,20 euro, ha fatto un rally fantastico fino a quasi 9 euro e adesso è stata ridimensionata e poco sopra i 6 e rimane così. Per cui l'Italia in sofferenza, più rispettosa almeno a livello di quotazioni rispetto all'America, ovviamente che questo rispetto ce l'ha anche perché l'Italia purtroppo è messa peggio per il suo debito pubblico, per il tessuto industriale che evidentemente potrebbe fare molto più fatica di altri tessuti industriali a riprendersi. Visto, insomma, le solite cose che si dicono, e speriamo invece che andrà tutto bene. Sfavillano ancora sti americani, io ripeto, però, almeno dal punto di vista fondamentale, il fatto che ci siano il 20% di tasso di disoccupazione e il 20 milioni di posti di lavoro in meno, o il 15% di tasso di disoccupazione, vuol dire che c'è molta gente che è sussidiata, prende i sussidi, ma diminuirà necessariamente il consumo. Questo è gioco forza, non si compreranno, poi gli americani spendono tutti, si prenderanno qualche panino in meno, magari non l'automobile nuova, loro sono spendaccioni, vanno al cinema tutta la famiglia, il popcorn, Coca-Cola, bibite, lì io li vedo con questi 100 euro che li spendono sempre tutti. E quindi adesso, avendo perso il lavoro, magari col sussidio che sono buoni, spenderanno qualche cosa in meno. E quindi dovrebbe riflettersi il consumo sul potenziale che viene venduto sulle vendite, sul prodotto interno lordo globale, sul fatturato globale di tutte le aziende. E questo in qualche modo una volta era visto male dalla borsa. Però è anche vero che se uno dice ok, sarà una fase solo momentanea di diminuzione del prodotto interno lordo e quindi di domanda aggregata, consumi e redditi, e magari dopo un anno ci riprendiamo totalmente, effettivamente i recuperi sui massimi potrebbero essere quasi giustificati. Rimane, e va da sé che detto questo, a mio avviso però c'è una percentuale di rischio, che è quella ad esempio di una ricaduta ancora del coronavirus, del fatto che non tutte le aziende possano riprendersi. Insomma, ci sono delle piccole insicurezze, dei rischi insiti a questa situazione che dovrebbero essere apprezzati dai mercati. Sicuramente gli listini europei sono più prezzati, gli listini americani mi sembra che li prezzino meno, e questa è un po' la mia view di fondo di questo fine settimana, che tutto sommato però viene a chiudere una quarta settimana assolutamente di trading range per tutti i listini, se si esclude il Nasdaq, che di fatto raggiunge i massimi relativi, e lo Standard & Poor's, che rimane sempre sotto questi 2,950, 2,960, che sono di fatto il massimo che si è visto 8 giorni fa, abbondantemente sotto. A questo punto valla a sapere come va a finire, ma indubbiamente, insomma, saremo tutti curiosi di vederlo. Qualcuno ovviamente che compra lo farà a buon giudizio, e come andrà a finire, chissà chi lo sa. C'è qualche domanda, qualche cosa? Sì, Tony, c'è qualche domanda. Intanto, ovviamente, ti fanno i complimenti comunque per l'apertura. Poi il discorso sul panino. Ogni volta che mangio il panino davanti al PC, penso agli americanoni, ormai è diventato. Ma piace, ma io me li vedo adesso, quella me li vedo sullo sgabello, no? Perché, cioè, con la casacca colorata, come vedete, anche io metto i colori, no? Come loro. Loro hanno tutte delle casacchine colorate, i trader in America, rappresentativi del loro casa broker. Loro sono forti, anche se hanno 60 anni, 50 anni, non hanno il vestito blu o la camicia come andavo in borsa io negli anni 90, tutti precisi. No, loro hanno
sembrano hanno le camicie tipo giocatori di baseball o tipo calciatori, cioè hanno tutti i colori, i colorini, gli stemmi che sono rappresentativi della casa di brokeraggio a cui appartengono. È come se Giuseppe Ciricola, quando viene alle fiere, lo vedi con i colori Tic Mille rosso e blu, mi sembra, perché c'è mia figlia che ha la maglia Tic Mille e ogni tanto gira rosso e blu. Purtroppo è rosso nero milanista, quindi Rosso-nero, esatto, il rosso-nero dei Tic Mille, tutti colorati, quello giallo-verde, e questi qui con il loro panino, me li vedo là perché è sullo sgabello che scrivono bye, 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 e poi tracannano la Coca-Cola, la birra, il panino, è una figura che sarà così, e mentre magari i tedeschi o gli italiani sono più... Magari Tony, però ci sono anche quelli un po' alla Gordon Gekko, no? Sì, però è più anni 80. Adesso, insomma, io quelli che ho visto lì, io non è che sono stato là a vederli tutti, ho visto, era Wall Street, c'erano anche delle interviste sul mio profilo di 3 anni fa, di 3 stati fa, e andai lì fuori, e per cui con la telecamera, io poi ho quella faccia, insomma, da schiaffi che ho, li chiamavo, vieni, 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 insomma, 3 li ho intervistati, tutti, devi vederli, insomma, poi li vedevi uscire, entrare con queste giacche colorate. E poi da lì ho capito questa storia del panino, avevano tutti sto panino e la birra. E Ottimo. quindi... Va bene, dai. Ok, allora, molte domande interessanti. Allora, vediamo. Un bolognese a Wall Street. Okay. Commentava Vincenzo. Allora, non sarà più lo stesso venerdì, ti aspettiamo di nuovo. Grazie, complimenti al mago Tony, gradevolissimo. Poi Alessandra dice: in Italia c'è molta apparenza, forse si riferisce appunto allo stile, però abbiamo anche, dai, uno stile che ci riconosce tutto il mondo. Poi, passando un po' sulle view, una domanda che ti avrei fatto anch'io, che fa Luca recentemente, non so se hai un po' seguito la storia di Warren Buffett, che ha scaricato un po' le compagnie aeree, ha perso diversi miliardi. E Luca ti chiede una view sul mago, sulle compagnie aeree e il settore crocieristico. Panini permettendo. È il settore crocieristico. Ma Poi ti chiede se investiresti sul lungo periodo su questi settori dopo che, aggiungo io, la tempesta è passata e quindi se sono prezzi. io dico questo, la speculazione ci mette degli occhiali e ingigantisce, specialmente su realtà importanti e consolidate come le compagnie aeree, il problema contingente, anche se molto serio, e ne fa spesso, essendo speculazione, la speculazione differisce dagli investitori, perché speculare, si è parlato tanto, la specula, credo, ci sono tante definizioni, ve lo dico, è inutile che andate sul motore di ricerca, ma speculare... L'originale originale, lo specular, era la vedetta dei campi di battaglia, il romano, lo speculatore. Per cui lo speculatore è quello che vuole vedere più chiaramente, cerca di essere attento. Ecco, uno speculatore, tant'è vero che esiste la speculazione filosofica, la speculazione mentale, vuol dire un'attenta riflessione, e questa è il significato di speculatore. Per cui la vedetta cosa fa in borsa? È lì attenta e dice: attenzione, arrivano gli indiani. O quella romana dice: attenzione, arrivano gli ottomani. Adesso vorrei cadere sulla storia. Arrivano gli unni o arrivano i normanni, quelli i barbari, diciamo i barbari, che non mi sbaglio di certo, e quindi col cannocchiale avvisa e vende, diciamo avvisa subito le truppe, e con molta attenzione con questi occhiali cerca di andare nella realtà, perché il compito della speculazione è differente da quello dell'investitore, cioè la speculazione ha solo un obiettivo, quello di precedere il proprio antagonista per cercare poi di fare, di guadagnare da quello che fa quello che arriva dopo di lui. Per cui se uno shorta 10 e poi riesce a ricomprare a 9,
non gliene frega niente di quello che succede, poi succeda quello che succede, e questa è la speculazione. Quindi il paradosso è che quando non è una regola fissa, quando c'è un fatto eclatante come questo, andare a fare il contrario su determinati eccessi di prezzi di quello che la logica ti imporrebbe di fare non è sbagliato. Mi spiego ancora meglio. Adesso Warren Buffett, una volta da qualche parte ha detto a cui io faccio un baffo, o a cui mi fa qualcosa da vedere. Ecco, questo Warren Buffett qui, evidentemente, se fa le cose, le fa a buon ragion veduta, a parte gli scherzi, sicuramente avrà fatto i suoi ragionamenti. Adesso però bisognerebbe anche vedere quanto queste compagnie aeree lui le abbia vendute, quanto abbiano perso dai massimi e quanto effettivamente potranno valere nel futuro. Questo è il discorso. Per cui è evidente che a dei prezzi estremamente bassi è facile, secondo me, quando succedono queste cose qui, hai più probabilità, ecco il termine corretto, hai più probabilità di cogliere un'occasione, ma perché il rischio è proprio l'ente dell'investimento e chi non risica non rosica, e quindi se rischi è giusto di avere potenziali margini di guadagno molto di più, però rischi. Quindi, siccome il rischio ha l'aleatorietà come concetto implicito dentro di sé, il rischio è un'opportunità, no? Rischio vuol dire opportunità in inglese, risk è opportunità, e in italiano invece è opportunità e pericolo. Gli inglesi, il concetto di rischio vuol dire tutti e due, mentre in Italia rischia al connotato solo negativo, a rischi. Ma tu, come Tony, come trader? È uno che rischia. Grazie. Se fosse un inglese, dice grazie del rischio. Invece quello italiano si stima, come diceva Alessandra, che danno valore più alle apparenze. Ecco, il trader che non rischia si sente un figo. Se in America o a Londra dici io sono un trader che non rischia, ti prendono a ciabattate in testa, e questo ve lo dico io, così impariamo anche. Invece quello che si stima di essere un trader che non rischia, invece è un controsenso, il trader deve rischiare. Quindi, detto questo, sulle compagnie aeree evidentemente i prezzi e i rischi sono maggiori, quindi la science, il money manager ti impone di mettere solo una piccola percentuale del guadagno. Per quello che dico io, evidentemente ci sarà sicuramente una ripresa, è fin troppo ovvio da dire, ed è anche ovvio che la voglia di ripartire, di uscire, di viaggiare è una voglia imprescindibile dalle caratteristiche umane delle persone, perché poi ci sono gli spostamenti, quelli, cioè al di fuori dei viaggi lavoro e viaggi vacanza ci sono anche rientri a casa da parte delle persone che vivono in un altro stato, c'è un qualcosa di fisiologico obbligatorio. Evidentemente però sarà l'abilità del management di queste compagnie aeree a riuscire a condurre una compagnia aerea in un periodo che secondo me non è solo relativo a quest'estate, ma potrebbe spingersi anche all'estate prossima, nel senso di arrivare all'ordinarietà. A quel punto ci sono un sacco di costi, di valori di obsolescenza, di quote di ammortamento che non possono essere retribuite nel periodo, di valori che vanno in deterioramento, di personale da assumere, per cui sono dei conti estremamente complicato. Cioè, io sono economista, ecco, questa è proprio la mia materia. Cioè, io ho fatto un MBA, Master Gestione d'Impresa, e quindi sono logiche che riesco a capire, ma ovviamente dire se è da comprare o non a comprare, andrebbe valutato il prezzo, e a quel punto gli asset e i rischi successivi. La mia sensazione di pancia è che su una compagnia d'aereo di nome, possibilmente molto tutelata anche dallo Stato, ci sia la possibilità a questi prezzi qui di rischiare volentieri un chip. Per cui sì, contro Warren Buffett, sì all'acquisto di compagnie aeree. Ottimo Tony, ottimo. E poi sempre su questo un po' di ricerca di opportunità, c'era una domanda sui nostri
sulle nostre azioni di Alberto, se non sbaglio, in ottica di investimento di medio periodo, le big del FTSE MIB sono attraenti visti i prezzi? Allora, Enel sì, perché Enel bene o male è un business, è un utility, è un business cosiddetto anticiclico, quindi è un business che ha la sua tenuta anche quando la domanda aggregata e il reddito medio personale delle persone diminuisce, cioè in una fase recessiva il business Enel rimane pressoché intatto. Chiaro che cala, quindi è un difensivo, ok? Utility come Terna e come Aera, come Snam sono titoli difensivi e che hanno il loro appeal sempre, specialmente anche hanno una buona liquidità di cash, sono indebitate, società indebitate, ma il debito non costa niente e hanno storicamente, ultimamente davano anche dei discreti dividendi, per cui a me continua a piacere. 6 euro va bene, 6,20, insomma 5,90, 5,80, 6,20 sono prezzi secondo me a occhio, ecco, tipo meglio della compagnia aerea, però l'Enel non è scontata. Vedete com'è il mercato? L'Enel costa più dell'anno scorso. Adesso l'Enel in questo momento costa 5, 5,20. Siamo a 6,20, per cui sono ragionamenti quelli che faccio. Sembro bravo, ma sono ragionamenti che il mercato ti fa. Ecco, e l'Enel a 6,20 storicamente è ancora un prezzo sostenuto, ma a me piace. Eni sì. Perché bene o male è una compagnia della Madonna, sempre bella, sempre governata bene, ha sempre retto. Adesso abbiamo visto di tutto sul petrolio, per cui diciamo, secondo me molte persone hanno scampato, hanno imparato un sacco di cose, si farà più attenzione sul prezzo del petrolio, ci saranno delle società di estrazione petrolifera che falliranno, mi riferisco agli shale oil americani, ma questa dinamica paradossalmente va bene a Eni perché fallendo delle compagnie di shale oil il prezzo diminuisce l'offerta e quindi il prezzo magari viene a ristabilirsi e a Eni il prezzo che piace 50 dollari, 55, anche di più. Più costa il petrolio, più l'Eni è contenta per ovvi motivi, per le sue scorte, anche perché i margini, essendo a percentuali sul valore del prezzo del petrolio, grosso modo è un po' come le banche, no? Le banche a tassi zero non guadagnano niente, a tassi 4% guadagnerebbero tanti perché il delta, cioè il margine di intermediazione, è ovviamente proporzionato alla percentuale di tasso di interesse, così come alla percentuale del petrolio. A questo punto 8 euro non è proprio un prezzo stracciato, 8 ore 60, però giù di lì, diciamo, target a 8 euro per me l'Eni si può comprare. Sulle banche generali, mezza via, va bene anche la Generali, a 12, Intesa San Paolo, Unicredit e UBI, diciamo le prime tre banche, tiene meglio l'UBI, tutto sommato. Allora, la mia idea. Unicredit ha sempre fregato tutti. A sé, mi dispiacerà, tanto non gliela facciamo vedere sto filmato. L'Unicredit come titolo ha sempre fregato tutti. Negli ultimi 15 anni chi è stato su Unicredit è diventato pelato. Dico pelato perché credo che valga l'1-2% del valore, il 3%, vale l'1% del valore del 2007. Uno dice come? No. Sì, perché ci sono stati gli aumenti di capitale, di cui due aumenti o tre aumenti di capitale di un'ingenza enorme che hanno polverizzato il capitale, hanno fatto due volte il raggruppamento, due volte il raggruppamento, perché una volta avevi 100 azioni te ne davano una volta ne avevi 10 te ne davano una, o 10 1, 10 1, non chiedetemi questi sforzi di memoria, per cui però mi ricordo 2011 sicuro, 2006, 16 direi, uno di 7 miliardi e mezzo, un altro di 5,
questi aumenti di capitale di fatto hanno polverizzato il capitale, l'azionista si è trovato ad avere delle azioni in meno, poi raggruppate, ha dovuto mettere dei soldi e adesso si trova meno dell'investimento iniziale. Ecco come si fa a ridurre il patrimonio. E dire questo, non so perché, uno dice, l'ho imparato anche a mie spese, cioè ci sono delle banche che non si sa perché fanno degli aumenti di capitali e non recuperano, fanno degli altri aumenti di capitali e non recuperano, fanno degli aumenti di capitali e non recuperano. E ce ne sono altre, tipo Banca Intesa, che non mi ricordo l'ultimo aumento di capitale. Quindi storicamente la storia non so perché ha significato per me, magari mi sbaglio, e quindi l'Unicredit ha fregato un sacco di persone nel tempo, potrebbe fregare ancora. Un po' chi segue il Monte Paschi. Non c'è stato verso, è sempre stato fregato, che t'hanno fatto credere lo Stato. Una l'ho presa grossa anch'io, l'ultima. Anche io, Tony, su Monte Paschi, dopo le parole di Renzi, ci sono. Sono arrabbiato, mio padre che più dice, Tony, ma hanno sempre fregato. Dico, ho capito, ma lo prende lo Stato, c'è Renzi che ha garantito, c'è lo Stato qui, entra lo Stato, l'obiettivo di Padoan è quello di recuperare tutto più 20%, io che sono scemo non la prendo a 5 euro, eccola qui e vale 1 euro. Secondo E me lì ci abbiamo provato un po' tutti, lì poi sulle eccoli parole. qua. Io dico che le perdite insegnano di più dei guadagni e quindi avendoci perso ho il terrore anche a parlarne. E bene o male, Monte dei Paschi sembra incredibile perché uno vede l'aumento dal di fuori, poi ne vede un altro, poi ne vede un altro, poi ne vede un altro, dice, boh, avranno fatto dei ballottini, avranno fregato tutti, ma adesso un'azienda finalmente ha pianato tutto, è regalata, invece anche stavolta mi hanno fregato, anche se c'era entrato lo Stato con una quota di partecipazione enorme del 60% giù di lì. E quindi, insomma, le banche, vengo al dunque, qual è il problema? È che andranno incontro a sono incontro a un periodo brutto e secondo me andranno o accorpate, come fa Intesa San Paolo con UBI, a quel punto forse può diventare una realtà interessante, o deve andare incontro a un altro aumento di capitale. E quindi la storia l'ho già spiegata, se c'è un aumento di capitale a quel punto, se vuoi rischiare, conviene entrare ex aumento di capitale, comprando i diritti da quei disperati che stanchi di avere questo titolo, te li danno a 2 lire e a quel punto rischi meno. Questa è la mia idea sostanziale sul listino italiano. Mi continua a piacere Ferrari, non male, sempre Poste Italiane. Atlanti è regalata, però 14 euro sembra regalata. A sto punto ha scontato ogni cosa. Alla fine, sta vicenda. Alla fine non gliela tolgono la concessione. Unipol mi piace, Fiat costa così poco che non gli puoi dare contro. La Fiat ha preso dei bei pugni. Va in co è tipo discorso: la Fiat è molto simile al discorso navi da crociera e aerei, perché i problemi sono forti. Insomma, certo, non c'è un gran futuro una macchina, una cosa automobilistica per qualche anno. Bisogna vedere che se regge. Insomma, ne ho detti parecchi, sono idee di getto e spero di aver risposto alla domanda. Credo proprio di sì, abbiamo toccato dei tasti dolenti un po' per tutti sul bancario. Gianluca, io sono un dottore da quanto ho perso, ma le mazzate le prendiamo un po' tutti. Allora, poi tornando poi un po' sullo scenario attuale, non mi ricordo il nome, però Vincenzo chiedeva: con uno yen forte sia contro euro che il dollaro, potrebbe essere un segnale atteso di inversione per le borse? Beh, certo, ha detto molto bene. Lui tendenzialmente lo yen è la moneta rifugio per eccellenza, sicuramente perché storicamente questa, vedete, la storia è importante, la storia anche qui, come sono partito dalla speculazione, dalla vedetta, lo speculatore in latino per la storia, poi ho fatto la storia delle banche.
Nella storia cosa succedeva? Che c'era lo yen già 20 anni che lo yen rendeva zero. Rendeva zero. 20 anni fa lo yen rendeva zero, mentre, non so, l'euro rendeva il 4, il 3, il 4, a seconda degli anni, l'obbligazione, il tasso di interesse ufficiale era il 3, il 4, il 3,5, il 5, adesso stessa cosa la Fed. Quindi la moneta giapponese veniva utilizzata per fare il carry trade, ovvero cosa succedeva? Prendevano a prestito i soldi dai giapponesi, nella speranza, magari ti coprivi con gli swap pagando qualche cosa sul cambio e prendevi lo yen giapponese per poi cioè ti indebitavi, prendevi yen, ti indebitavi yen e prendevi dei dollari al posto dello yen per riversarli sulle azioni. Morale, senza fare questo che è complicato quello che stavo dicendo, ti indebitavi gratis prendendo lo yen e compravi azioni denominate in dollari. Ecco perché c'è questo, secondo me almeno, c'è questo fatto che lo yen è difensivo, perché dal momento che c'è il sell-off o c'è paura, tu che sei indebitato yen, cosa fai? Ti ricompri di yen dove eri indebitato, aumentando il prezzo, e le azioni che invece le avevi comprate nel tuo portafoglio, te le vendi diminuendo il prezzo quando vendi valore il prezzo delle azioni. È per questo che la storia ha giudicato il dollaro yen come un parametro fondamentale per giudicare il sell-off, il come risk-on e risk-off e risk-on. E questo è il motivo, quindi uno yen forte per questo motivo qui, anche perché queste considerazioni sono tuttora valide, bene o male, se vendono i portafogli lo yen te lo devi ricomprare, potrebbe essere indice di questo di questa domanda che confermo. Questi motivi storici, poi vai a sapere. Tony, direi però che anche il dollaro sta un po' fungendo da valuta, diciamo, rifugio in queste situazioni, quindi è sempre difficile capire gli investitori se Adesso anche vanno a testa. abbiamo proprio visto ultimamente che il dollaro proprio agli estremi era diventato anche lui moneta rifugio. E quindi, però, io ti dico storicamente, per quello che ho usato l'espediente storia, storicamente, per quel po', io non sono un uomo Forex, so solo le linee essenziali del Forex che servono per arrivare a delle analisi di carattere fondamentale. Ecco. E quello che so io è questo, è ovviamente lo yen, dollaro yen, visto che mi ha chiesto questa domanda, starebbe a significare questo, insomma. Ok, Tony, ragazzi, ci sono tantissime domande, lo so, però mancano 3 minuti, il tempo sempre vola con Tony, però io, Tony, ti farei la domanda che ti hanno fatto, che abbiamo fatto anche un po' diverse volte, della famosa scucchiaiata da sotto, se ci sono gli estremi per questo weekend. Ma allora, ci potrebbero essere, però insomma, io vedo che tiene, no? I listini oggi c'è stato un tentativo di sell-off subito alla partenza degli americani, poi è rientrato, poi adesso è lì nel limbo, c'è pochissima volatilità. Guarda, io oggi non sto operando, no, anche oggi di solito una o due cose invece sono lì fermo con i miei short lì un po' abbacchiato, però io guardo. Aspetta le decisioni dell'Eurogruppo, visto Ecco, che mi hai già anticipato, non succederà niente anche all'Eurogruppo, perché noi trader, ah c'è l'Euro, ah c'è la no farm payroll, ah c'è la riunione, ah c'è Trump, insomma siamo sempre pieni di aspettative e poi non succede mai niente. Cioè, o almeno. no, come vorremmo. Oh, bravo, hai visto la risata, hai visto la risata, o almeno se succede qualche cosa, per quello che riguarda me e Giuseppe, ormai mi conosce a memoria, raramente avviene quello che vuoi. A me è successo che 2 o 3 volte è successo quello che volevo, ma poi al mercato non è successo quello che volevo nel mercato.
Per cui dicevo, se non fanno l'accordo, specialmente con degli short, c'erano delle notizie la domenica sera, Trump fa pugni col coreano, mi ricordo quando c'era il coreano, si tiravano le bombe, dico, oh, Non si domani sa che è fine abbia l'ultima, fatto. partiva più uno il mercato, per cui diciamo che gli avvenimenti a volte li ho predetti bene, ma non avveniva neanche quello che speravo. Detto questo, secondo me l'Eurogruppo produrrà un ulteriore rinvio, sicuramente aderiremo a questo MES con delle condizioni molto molto modeste, se non nulle, però è un qualcosina, non è un gran cosa, nel senso che anche il MES sono 23-24, il 2% del prodotto interno lordo, per cui 33-34 miliardi che di fatto recuperiamo, perché anche noi siamo contributori netti, quindi abbiamo contribuito anche noi a mettere dei soldi nel MES, qualcuno gliel'abbiamo già messo, per cui sarebbe secondo me un po' poco opportuno non prenderli, dedicati alla sanità. Alla fine ci sarà i sovranisti che giustamente dal loro punto di vista osserveranno che ci sono dei rischi perché il MES è tutto da rifare, c'è quegli altri che lo difenderanno, solita pagliacciata. Io sono un po' stanco di vedere questi teatrini e direi che me ne frego e quindi non succederà niente sul mercato. Scucchiaiata da sotto, mi piace. Io ho dato un target, non so perché oggi le ho fatte tutte, ho fatto tick mill, fonti tick mill, per cui da qualche, o alle fonti, credo, o prima alle fonti, o stamattina avevo dato 2,891, 2,891 di Standard & Poor's, ho 9.120, però lì ci siamo quasi arrivati, mi sembra avessi detto 920, 910, come ipotesi da scucchiaiare. Se ci arriva lì, altrimenti vi godete questo venerdì, qualcuno andrà a fare l'aperitivo, se sta a Milano ho visto delle foto bellissime sui Navigli, di centinaia di ragazzi con il loro bicchiere, io invece di dire maledetti, dice beati voi che vi divertite, invece io lì a guardare le azioni, pensate che coglione, quindi io voglio bene alle persone che erano a fare l'aperitivo, se stanno a distanza la mascherina ancora meglio, e anzi adesso purtroppo dovrei andare da solo perché a fare l'aperitivo e anche da sforzo Esatto, ma lì secondo me hanno sbagliato perché non è l'atto di bere di per sé, è proprio il fatto di stare insieme e quindi bisogna stare a 2 metri, si parla benissimo. se ti vai a prendere la birra, non certo lo fai perché te la bevi in un minuto, ma per fare comunque conversazione, quindi si creano quelle situazioni lì. Va bene, allora siamo ai saluti. Tony, io ti ringrazio davvero per questi webinar. Sicuramente ne faremo altri, però ci prendiamo una pausa anche perché ne abbiamo fatti tantissimi. Ogni lunedì inizia a diventare anche poi un po' stancante. Tony, sei stato sempre meraviglioso perché hai trovato degli argomenti uno diverso dall'altro e quindi hai tenuto sempre l'attenzione altissima e quindi e poi a dimostrazione anche dei partecipanti, dei numerosi partecipanti che si sono iscritti, abbiamo raggiunto delle registrazioni assurde, mai con nessun altro comunque ha avuto questi numeri, quindi grazie Tony. E ci rivediamo con i prossimi webinar in casa Tikmil e quindi vi auguro buon weekend e di nuovo grazie Tony, ti fanno tantissimi Arrivederci. complimenti in chat. Grazie a Vediamo, tutti. ti leggo qualcuno, ciao Tony, generoso e appassionato, grande Tony. Grazie Giuseppe Tikmil per l'opportunità offerta di questi webinar con Tony che auspico magari tra qualche mese si replichi, magari dopo il coronavirus, sicuramente sì. Quello sicuro. Sicuro. Grandissimo, Tony. Ciao, ciao a tutti. A presto.